Prima di tutto è signor Luigi Aversano, noto Gigiotto, è Noto vero? Gigiotto. E quindi è una storia legata al mare e anche al turismo, però, di Tortolì. Quindi Anche tutto parte tutto dai bisnonni. non il nonno, mio padre, ha fatto la prima scoperta che ha fatto, è andato fuori Barisardo, avevamo due barche, e lì il bue marino dormiva sull'acqua. Le barche non erano a motore, erano a remi, e quindi dormivano sull'acqua. Loro con una di queste barchette piccole sono andati per acchiapparlo. Hanno fatto un chiappo. Il bue marino, quando ha sentito il chiappo, ha dato lo scatto e il chiappo sarebbe sfuggito dalla testa, se non che l'ha presa a tracolla. L'ha presa a tracolla e comincia a tirare, a tirare, a tirare, morsicare la chiglia, mandare a fondo la barca. Allora con la tuba, il corno di bordo, hanno chiamato l'altra barca, dice qua c'è un pesce grosso che li sta a salire, ed era questo qui. L'hanno portato in porto alle 7 o 8 la sera a rimorchio e caricato su un gabbione e con l'ichinusa e spedito a Roma al giardino geologico nel 35, 34, 35. E lì gli ha dato 1500 lire a mio padre come premio. L'inizio è di Ponza, però, quando arrivate da Ponza, l'origine l'avete là, l'avete Sì. dall'isola di Ponza. Io non ci sono mai stato, sono passato sempre vicino con queste motonavi che abbiamo, però non sono entrato mai a Ponza. C'ho tutti i cugini ancora, parenti. Perché la pesca qua in Sardegna arriva Arriva da lì. dall'isola di Ponza. Qui a Calagorone, qui hanno regnato gli Aversano, i più di tutti, il Romano, poi a Calagorone c'erano il Romano lo stesso, insomma era, la maggior parte era la pesca dell'aragosta, perché la costa orientale della Sardegna, io manco lo sapevo, c'era un carissimo amico di Loceri, un grosso armatore, che le ha mandato la Lucia Garau, è andata in Sicilia a fondo, che c'erano dei neri a bordo, chissà cosa è successo. E allora questo Silvio Garau era bene corazzato, un armatore forte, era amico mio, e mi disse: Gigio, un giorno mi ha chiamato, mi devi procurare una ventina di chili di aragoste nelle vostre di Albatas. E io gli ho detto: non ne hai, nel mercato c'è centinaia di chili di aragoste tutte le mattine, voglio quelle di Albatas, sono le migliori assoluto, devo fare un regalo al ministro. Ecco, e così gli avevo mandato. Ma per dire la verità, la qualità. Adesso noi abbiamo due o tre pescherici. Una è venuta l'altro ieri, ora si trova a Figari, vicino alla Corsica. Ha pescato a Oristano fino a 2 o 3 giorni fa. E i pesci li mandava a Cagliari, mi portavano un po' di pesci a me, ma i pesci di là non sono Non sono così. saporiti. Io me ne accorgevo, che pesci mi hai portato? E così un po' di. Non lo mangiavo. Pesci di qua Qualità è è il fondo, il superiore, fondale, è il il fondale. pascolo del pesce. Che fa la differenza è quello. Abbiamo fatto tutte le pesche. Abbiamo fatto la pesca delle cicale. Le cicale prendevamo 180-200 cicale ogni notte. Pesce da Grosse così. 700-800 grammi l'una, Ah, caspita. ogni notte, ogni notte, ogni notte avevamo i vivai nel porto, le aragoste anche, avevamo i vivai nel porto,
qualche, tante volte c'erano rubate, vabbè. Qua ad Arbatax c'era il vivaio. I cicale si pescano come le aragoste, vengono pescate come? Allora si pescavano, le aragoste si pescavano, allora si pescavano con le nasse. Con le nasse? Con le nasse si buttavano 200, 150 nasse a fondo, si chiamavano paterne. Paterne perché era una nasse attaccata all'altra, 10 nasse, e poi finiva e c'era l'altro. E passavano ai punti più rocciosi dove le aragoste ci fanno di più. Perché le aragoste di qua hanno un pregio che sono grosse. Sono grosse, sono aragoste di 2 kg, 1 kg e mezzo, 3 kg. E quelle dell'altra costa sono più belle come taglia, sono aragostini da mezzo chilo, 600 grammi, guarda. Però non è la stessa, non è la stessa qualità, è un'altra. Noi nel ristorante abbiamo cotto 200 kg d'aragosta in un giorno. In un giorno? Un giorno. 200 kg. Avevamo due squadre di cala, di pallavolo, Bologna e un'altra squadra. I giovani da 2 metri. E sono andati ad Aragosta quel giorno. Tutta Aragosta. Però no, non sapevano lo scherzo di su Cannonau. Eia. che l'Aragosta tira il cannone. Un po' più grossa di questa. Lì, buttati per terra. Stesi. Come salami. Tutti. Allora abbiamo chiamato il dottor Chessa. Allora, che è venuto, li ha guardati. Nambriaghera, passai. Tutti ubriachi. Abbiamo poi girato un altro film con mio fratello, avevamo La Nuova Speranza allora. La barca. La barca. Facciamo una pesca ai castaldelli, è uno spettacolo. Pesca? Ai castaldelli. E ci portiamo a Vittorio Stagno, fratello di Tito Stagno. Ah, il giornalista. E lo portiamo, andiamo a pescare. Perché lì si va fuori e ne prendevamo tonnellate e si prende una specie di aguglie così grosse. Queste aguglie vengono inseguite dai delfini. Noi la mattina si usciva all'alba e si metteva la prua a levante in cerca di delfini, dove vedevamo molti gabbiani, allora mettevamo la prua e lì facilmente trovavamo i delfini. E quando poi trovavamo i delfini, belli loro pacifici, piano piano, andavo. A un certo punto vedeva un movimento strano. E noi dietro, senza molestarli, vedeva questi delfini un movimento strano. E cosa facevano? Facevano un cerchio grosso quanto tutto il porto, così, di delfini che saltavano 3-4 metri l'uno. Aspetta. Avevano avvistato il branco del pesce, e lo hanno rinchiuso, tutto quanto. E poi lì c'era un macello, capito? Un'altra volta ha preso mio fratello qua nel molo, pesce cane, e sempre con la fioccia. Con la fioccia, pesce cane. Ma il mare fa tanti scherzi, io non c'ho tempo, ci vuole una vita per raccontare. Una vita ci vuole. Perché io ho visto qui, fuori Bellavista, anzitutto che quella secca di fuori Bellavista è la secca di Zio Pasquale, c'è una secca, si chiama la secca di Zio Pasquale, serve il mio nonno. Ah, il nonno. E lì, qui, fuori. E lì pigliavano tante aragoste. Comincia a girare questo bestione, un bestione 6-7 quintali. A girare, una barchetta era a 7 metri,
Questa gira se ci prende in pieno ci stonca, in due. E ci hanno girato veloce, veloce. Poi siamo arrivati vicino col furgone, l'arpione. Dato colpo all'arpione non è entrato. Essere sceso a fondo. Cos'era questo? Un? Pesci monaci. Pesci monaci. Sono grandi così, eh? Sono... Ma che cosa, che scherzo avevano fatto? Un paio di volte, ho visto due o tre volte, la verità. Sempre lì nella secca. A un certo punto noi stavamo in cala con la rete. Guardava sull'orizzonte. E c'era un cimitero qua. Un cimitero. Guardava che cos'era. Era un cimitero. Ci mettevano queste bestie con la testa sotto, la coda che faceva un quadro, era un cimitero. Visto. La grotta del Fico l'abbiamo scoperta noi. La grotta del Fico? La grotta del Buon Marino, lo stesso, siamo noi. E c'è altre grotte che nessuno le conosce. Voi eravate per mare sempre, quindi... Eravamo per mare, noi arrivavamo a Monte Santo, la Guglia. C'è una montagna tutta misciata che va fino al mare, tutto granito. Tutto granito. Tutto granito va fino al mare. Noi passando, allora le orecchie erano buone, passando 5-6 metri, sentivamo queste voci, però non sapevamo cos'era. E cos'era? Era che sotto quella roccia enorme c'era una spiaggia. C'era una spiaggia e quindi dentro c'erano tutte le foche. Gli andavano lì. Sempre lì vicino c'è un altro punto, c'ha scelte per il bicchiere, mare. Mare e acqua dolce. Questo che zona è della costa? È vicino tra Calamariolo e Laguglia. Ho capito. Conosco pietra per pietra. Sento un po' dopo negli anni 50, fine anni 50 l'avete. Sì. Avete avuto un bel mercato. Io mettevo in cucina a aiutare. Sì. Mia mamma pigliava due o tre donne per aiutare a pulire, perché i pesci da zuppa sono difficili, pungono, hanno tante spine. E mia mamma metteva nella spiaggia lì a questa gente che lavoravano, queste donne, madri di famiglia che lavoravano, ci pulivano i pesci. Hanno cresciuto i figli con le teste identici. Dei dentici, prendevamo noi, no? E allora tutti chiedevano una trancia di dentici, e dai, la trancia di dentici, e le portavano.